Matteo Gioia, assistant coach della Vasto Basket. Dopo l'esaltante prova contro il Chieti qui al Pala BCC, non siete riusciti a ripetervi a Pesaro. Cos'è successo in terra marchigiana? Abbiamo avuto qualche problemino con la difesa pesarese, ma niente di allarmante. Sapevamo che era un campo difficile sia per la squadra che siamo andati ad affrontare, squadra molto fisica, usavano molto le mani in difesa, viaggiavano a un ritmo molto elevato e purtroppo abbiamo avuto qualche problemino a, diciamo, stargli dietro. Siamo stati molto bravi a rompere i loro giochi, ma abbiamo sofferto molto sul pick and roll dove abbiamo preso un cattivo parziale. Nonostante la sconfitta, comunque la Vasto Basket continua a viaggiare nei piani alti, quarto posto. Dove potete ancora migliorare? Sì, siamo nei piani alti, ma non avevamo dubbi, nel senso che la squadra c'è. Durante la settimana facciamo allenamento per fare allenamento, nel senso che vogliamo essere nei piani alti, vogliamo rimanerci, quindi a partire dal martedì iniziamo già a preparare la settimana, già a conoscere gli avversari. Sappiamo i giochi che fanno e dobbiamo fare bene in campionato, ma soprattutto durante l'allenamento e durante la settimana, perché per stare dove siamo e vogliamo andare anche avanti, dobbiamo comunque continuare a lavorare. L'anno scorso hai affrontato la Vasto Basket da avversario nella finale epica con Mosciano. Hai deciso di venire qui al Pala BCC. Come ti stai trovando al fianco di Coach Ambrico? Stata una finale epica perché non ce l'aspettavamo con Mosciano di arrivare, soprattutto a gara 5, ma di arrivare proprio in finale. Era una squadra costruita per fare un buon campionato, ma non per arrivare in finale. E ho deciso di venire a Vasto Basket. Non nascondo che avevo già avuto qualche contatto in precedenza con Luigi e con la società vastese. E quest'anno ho deciso di accettare perché credo sia una buona piazza dove poter crescere e dove far bene. Con Giampaolo, naturalmente, è il primo anno che ci lavoro e che ci collaboro. Fondamentalmente mi occupo della parte di video, quindi mi preparo e guardo le partite degli avversari. E il fatto di essere accanto a un allenatore come Giampaolo è una cosa molto positiva, perché oltre ad essere un bravo allenatore, è anche un bravissimo ragazzo. È aperto ai consigli, aperto alla battuta, al dialogo, ci confrontiamo. Se ho qualsiasi tipo di dubbio, mi dice: va bene, guarda, secondo me potremmo fare così piuttosto che così, però comunque è aperto anche alla mia idea o al mio, non lo so, in quel momento mi sento di dire una cosa piuttosto che un'altra, è aperto, ma si discute positivamente. Assistant coach in prima squadra, ma segui da vicino anche alcune squadre del settore giovanile come la 16 in Eccellenza e l'Under 15. Cosa puoi dirci dei giovani della Vasto Basket? Sicuramente la Vasto Basket vanta di un grande settore giovanile, ha grandi numeri e ha grandi potenzialità per farlo continuare a crescere. Sicuramente l'obiettivo è quello di cacciare, di far uscire ragazzi dal settore giovanile per poi buttarli, tra virgolette, in una prima squadra. Con la 16 d'Eccellenza stiamo affrontando un campionato molto difficile contro squadre che hanno la possibilità di fare foresteria, quindi prendono ragazzi da fuori. E non sarà facile come non lo è effettivamente, ma ci stiamo impegnando per raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Con l'Under 15 invece stiamo affrontando il campionato di Under 15 regionale, dove ci sono 12 squadre, quindi è un campionato molto competitivo con trasferte impegnative, tra le quali appunto Teramo, L'Aquila, Mosciano stessa, quindi sono trasferte comunque lontane che ci fanno impegnare molto sia il pomeriggio che proprio la partita, perché i ragazzi devono partire presto, giocare tardi e tornare. E devo dire che sono soddisfatto anche dell'Under 15 e ripeto, il settore giovanile c'è,
e risponde pronto. Tornando alla prima squadra, domenica al Pala BCC arriva Osimo, lontana 2 punti, sarà importante tenerli ancora dietro. Sarà una partita importantissima, soprattutto per noi, per dimostrare che comunque vogliamo e possiamo fare bene. Osimo è una buona squadra, vanta di 8 giocatori con la G maiuscola, ma come ho già detto prima, stiamo preparando la partita già da inizio settimana. Abbiamo già le informazioni di cui abbiamo bisogno e vi aspettiamo domenica per farvi vedere che comunque vasto basket c'è.